Grande vittoria della scuola basket Donato Avenia che si impone per 83-37 contro l'Ercolano. È stata una partita interessante visto che le due squadre potranno affrontarsi nuovamente nella fase finale dei playoff. I ragazzi del presidente Ruggero riscattano subito la sconfitta di Scafati giocando un'ottima partita sia in fase difensiva che offensiva. Nel primo quarto i ragazzi di Coach Lepre partono a razzo vincendo il primo parziale con il punteggio di 18-7. Nel secondo quarto i saraceni aumentano il ritmo e grazie al duo Visnich-Lepre si portano sul più 16 prima del riposo lungo. I padroni di casa tornano in campo motivatissimi distanziando gli ospiti di ben 24 punti nel terzo quarto, complice anche una favolosa giocata di Valentino sulla sirena. La scuola basket Donato Avenia vince anche l'ultimo parziale con il punteggio di 11-5, chiudendo un'ottima fase a orologio con la quinta vittoria in 6 gare. Prossimo impegno previsto in casa con il basket Telese Terme nella prima partita di playoff per conquistare la promozione in C2. È arrivato subito il riscatto dopo la sconfitta con la Cesarano Basket Scafati. Sì, era importante stasera vincere e vincere bene, ma non tanto per la partita perché contava poco in termini di classifica, però era una risposta che i ragazzi e tutti insieme, me compreso, dovevamo dare al campionato per dimostrare che siamo qua pronti, vivi a giocarci poi i playoff che da domenica prossima saranno partite completamente diverse. Forse l'unica nota negativa delle ultime uscite della scuola basket Donato Avenia, i rimbalzi offensivi concessi alle squadre ospiti. Sì, effettivamente è così. Statisticamente purtroppo concediamo qualcosina ai nostri avversari, però purtroppo devo anche dire che non è sempre colpa dei nostri lunghi, perché spesso i giocatori avversari partono da fuori e di conseguenza anche i nostri piccoli fanno fatica mentalmente a tenere uno contro uno e tenere i tagliafari da tagliafuori. È un discorso di mancanza di abitudine pure, quindi mano a mano che andiamo avanti nelle settimane stiamo lavorando per questo fondamentale e speriamo di migliorarlo sicuramente.